Ciao ragazze, spero stiate tutte bene, voi e anche le vostre famiglie. Visto che siamo ancora tutti a casa e non possiamo uscire e non possiamo quindi trovarci e fare la nostra attività di estetico donne, volevo comunque consigliarvi l'importanza di tenersi curate anche a casa, perché se vi sentite curate e pulite, vi sentite più belle e quindi state meglio. Quindi volevo darvi qualche consiglio veloce veloce su cosa fare quando siamo a casa per tenerci pulite. Importante la mattina quando vi alzate, lavarsi la faccia, ok? Quindi una bella rinfrescata la faccia. Se avete il latte detergente, benissimo, o qualsiasi sapone, vi lavo bene la faccia, ok? E poi un sugo e così mi do una bella svegliatina. Poi un'altra cosa importante che facevamo anche nel nostro estetico, la crema, darci un pochettino di crema in faccia per tenerci la pelle morbida e idratata. E poi, sempre un'altra cosa importante per essere in ordine, il deodorante, ok? Spray o stick, scuoto bene e e spruzzo. Poi una cosa che vi dicevo sempre dopo pranzo, dicevo sempre: vi siete lavati i denti? Andatevi a lavare i denti. Quindi mi raccomando, dopo pranzo e anche dopo cena è importantissimo la pulizia dei denti. Ok? Durante il giorno, se volete tenervi un po' anche impegnate, potete darvi la crema sulle mani. Che anche questo lo facevamo sempre nel nostro estetico per tenerci le mani morbide e anche il burro cacao per tenere le labbra idratate. Anche tu, sì, dopo te lo do anche te, via. Un'altra cosa, la sera prima di andare a dormire, mi raccomando, una bella doccia rinfrescante, bagnoschiuma. O col sapone, quello che siete più abituate ad utilizzare. Lo vuoi tu questo? Questo glielo diamo a Giulia da giocare, questo sapone. E poi anche i capelli e ci si gratta bene, si gratta da testa davanti, in fianco e anche dietro, grattiamo bene dappertutto. Per ultimo, per farvi una coccola, non può mancare lo smalto sulle unghie. So che alcune di voi se lo sanno dare da sole. Chi non riesce, chiedete una mano ai vostri familiari per coccolarvi un po'. Un bacione a tutte. Ciao ciao!